Salve a tutti e benvenuti o bentornati sul canale. Oggi finalmente torno da voi a girare un video flash. Io con il mio braccio bionico mi sono operata, come vi avevo anticipatamente detto, è andato tutto bene, quindi adesso dovrò portare il tutor per un po' di mesi e quindi sono un po' impacciata, vi chiedo scusa, ma non si sa come ormai con la sinistra riesco a fare tutto, mi sono pure truccata anche se indecentemente, quindi voglio tornare da voi soprattutto con una rubrica alla quale tengo veramente tanto e voi lo sapete, che è Leggi la Cina Challenge, quindi la challenge del 2021 dedicata alla letteratura cinese. Nel mese di oggi vi voglio parlare di uno dei libri che ho letto e è una raccolta di racconti, ve l'avevo già anticipato nel wrap up di marzo, ma questa è la recensione un pochino più approfondita, recensione che spero verrà veramente breve perché il libro è veramente breve, quindi voglio soltanto darvi il là per poi partire eventualmente a recuperarlo. E il libro del quale andremo a parlare oggi è proprio un libro che spunta quella casella della challenge che è composta da 20 categorie, tutte appartenenti alla letteratura cinese, che riguarda una raccolta di racconti. Devo dire la verità, di raccolte di racconti cinesi ne ho lette veramente poche perché mi sono sempre avventurata sui romanzi. Forse addirittura l'unica raccolta di racconti che abbia ben letto di letteratura cinese è Vite di donne di Su Tong e Racconti fantastici e crudeli sempre di Su Tong. Dopodiché, calma piatta. Quindi quale migliore modo se non attraverso la challenge per scoprire non soltanto una nuova raccolta di racconti ma anche un nuovo autore. Ecco qua, questo è il Podestà Liu e altri racconti di Yan Liang. Come sempre correggetemi la pronuncia qua sotto. Edito Atmosphere Edizioni, casa editrice della quale vi ho parlato soprattutto ultimamente proprio per quanto riguarda la grande vastità della loro collana dedicata alla letteratura cinese e non solo in realtà, c'è una grande attenzione non soltanto all'Asia Sphere, che è la collana dedicata all'Asia, ma anche a letteratura europea, parliamo di letteratura francese, rumena, insomma è una casa editrice secondo me da tenere veramente d'occhio, fra l'altro è uscito da pochissimo un altro loro titolo, quindi è una chicchetta che vi consiglio. Allora, l'autore Yan Liang è in realtà un autore celeberrimo, mi sono un po' fatta comprare non soltanto dalla copertina che mi piaceva molto, ma anche dal retro, cosa che dalle citazioni sul retro, cosa che succede pochissimo, ma qui ci viene scritto Yan Liang è, insieme al premio Nobel Mo Yan Yuhua, uno dei più importanti scrittori cinesi di oggi. Sapete essere i due sopracitati, due dei miei scrittori della vita preferiti, quindi io direi perché no. E in realtà è stata una piacevole sorpresa. Vi devo dire la verità, l'ho trovato una raccolta di racconti un po' disomogenea. In che senso? I racconti hanno un fil rouge e seguono una determinata logica, che è quella da parte dell'autore di descrivere la crudeltà, e in questo assomiglia molto sia a Mo Yan che a Yuhua, la crudezza, la malvagità, il lato umano, quello più cattivo, quello più cruento, legato soprattutto a momenti di storia cinese che hanno riguardato il XX secolo, momenti di storia particolarmente duri, quindi si parla, come sempre nel corso del secolo, degli sconvolgimenti dettati dalla rivoluzione maoista, degli sconvolgimenti, delle violenze perpetrate dalla rivoluzione culturale, del disastro economico, sociale, della carestia portata e causata dal grande balzo in avanti e poi dal modifica totale, dal cambiamento avvenuto con l'apertura dell'economia e diciamo un'apertura mondiale del governo cinese nei confronti del governo mondiale, se così si può dire, e quindi poi quell'inarrestabile processo di avanzamento tecnico, modernizzazione e tutto quello che sappiamo. Quindi un secolo, quello XX, per la Cina, che ha modificato completamente tutto l'assetto sociale, civile, politico, culturale cinese. E lui ne parla criticando fortissimamente quelle che sono state le scelte del Partito Comunista, quelle che sono state le scelte di governo, le pratiche sociali, e quindi c'è una grande, grande, grande attenzione a tematiche che hanno a che fare con la polemica, con la critica, con la satira alle scelte di stampo politico e sociale. In questo ricorda tanto Yuhua, è veramente graffiante, è
controverso. Tuttavia vi dicevo che ho trovato la raccolta un po' contraddittoria, o meglio, forse sarebbe meglio dire piena di alti e bassi, cioè ci sono dei racconti che ho segnato che penso siano ad oggi i racconti più belli della letteratura cinese che abbia mai letto. Ovviamente io non sono un'esperta, però sono dei racconti fulminanti, veramente molto tosti, mentre ci sono dei racconti che ho trovato essere davvero tiepidi e dimenticabili, quindi per questo ho trovato, è stata un po' una lettura con grandi alti e bassi. In generale direi che è una lettura che mi ha colpito soprattutto perché mi ha permesso di avvicinarmi a un altro autore che potenzialmente può essere un autore che mi piace, mi può piacere veramente tanto. Noto questo lato graffiante, controverso, pensate che l'autore ha avuto svariati problemi con la censura cinese, tant'è vero che molti dei suoi romanzi sono stati censurati in patria, ma sono stati tradotti e quindi sono stati conosciuti a livello mondiale, sono stati tradotti in tantissime lingue, fra cui l'italiano. In particolar modo è delizioso ed è fondamentale per questo volume, e di questo devo ringraziare la casa editrice, la postfazione, che mi ha aperto un mondo, perché ci presenta non soltanto l'autore, ma la postfazione di Marco Fumian si intitola Le sofferenze dei contadini nella Cina della modernizzazione, un breve excursus sulla narrativa di Yan Liang. Ed è proprio questo, non soltanto vi permette di conoscere l'autore, che è un autore molto celebre del quale io ammetto la mia ignoranza, non sapevo niente, perché si sa che la letteratura cinese, a parte due grandi nomi e forse un po' Su Tong, è una letteratura che passa molto in sordina, purtroppo, e se quindi non ci fossero le piccole case editrici, poi nemmeno tanto piccole, ma quelle belle case editrici indipendenti a pubblicarli, saremmo ahimè rovinati. E in questo caso ho conosciuto questo grandissimo autore che, se da un lato si avvicina molto alle tematiche trattate per esempio da Yua, soprattutto in questo essere fortemente polemico, fortemente avverso al partito, dall'altro ha uno stile molto più sognante, molto più onirico, per quanto ci sia grande crudezza, ci sia grande malvagità all'interno dei suoi racconti. Come si intitola proprio la postfazione, il focus che Yan Liang tende a dare è un focus dedicato soprattutto a quella che è la parte di Cina meno conosciuta, cioè la Cina che anche dopo il processo di modernizzazione è rimasta una Cina legata fortissimamente ai valori passati, ai valori quasi feudali, ed è quella Cina rurale lontanissima dalle megalopoli cinesi che noi ci immaginiamo, la Cina un po' del pregiudizio, la Cina che noi immaginiamo è la Cina delle grandi città formate da milioni e milioni, se non miliardi, di cittadini, città estremamente moderne, molto più avanti dal punto di vista tecnologico rispetto alle nostre. Tuttavia la Cina è un regno sconfinato e la maggior parte del suo territorio è composto, se così si può dire, da piccoli paesi, da realtà rurali che sono ancora legate ai valori culturali di decenni e decenni fa. Ed è proprio questa la Cina che Yan Liang ci tende, ci vuole dipingere. È una Cina miserevole molto spesso, è una Cina povera che ancora soffre la fame, è una Cina legata ancora alle modalità, ai tempi, a una dilatazione temporale che è legata alla terra, che è legata alla produzione agricola, all'allevamento. E che è legata anche a tutta una serie di preconcetti, idee che noi pensiamo siano ancora superati da un bel po', dove anche quell'avanzamento, diciamo, culturale ancora è molto lontano, si parla di grande arretratezza anche dal punto di vista culturale. Ed è proprio questo il bello. Sono molte dei racconti che mi sono piaciuti di più, sono delle vere e proprie parabole, cioè assumono delle connotazioni molto spesso quasi immaginifiche, quasi fantastiche. Non sono assolutamente racconti fantastici, tuttavia c'è questo elemento quasi magico, onirico, che sicuramente la fa da padrone. Quindi non lo avvicinerei mai del tutto né a Mo Yan né a Yua, è completamente diverso, ma è tutto un nuovo autore da scoprire.
Secondo me, se siete curiosi di letteratura cinese, se siete degli amanti o se siete dei neofiti e volete avvicinarvi, questa raccolta di racconti è perfetta. In poco più di 100 pagine potete assaggiare veramente una penna autoriale della letteratura cinese così importante e soprattutto la postfazione, che è spiegata divinamente, vi permette un pochino di più di capire quella che è la letteratura cinese e di approcciarvi a questo nuovo splendido autore. Che dire? Fatemi sapere qua sotto tramite commento se conoscevate il titolo, se l'avete letto, come l'avete trovato, se conoscevate la collana Asia Sphere, che per me è una chicchetta unica, e soprattutto se state partecipando alla challenge, se volete partecipare, cosa avete scelto per questa categoria. Io come sempre ve ne ho parlato poco perché ci tengo affinché voi stessi lo leggiate, vi saluto e vi mando un grossissimo bacio e noi ci rivediamo come sempre al prossimo video. Ciao!